Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in una nuova puntatina della serie Old Stream Farm. Oggi ragazzi abbiamo acquistato finalmente un altro trattore che adesso andremo a vedere. Tutto il mio frumento è maturo e pronto per essere raccolto, siamo a fine estate e appunto come vi dicevo ecco qua il nuovo acquisto ragazzi, John Deere 7820, così non ve lamentate più che c'ho solo Fiat, e una bellissima Laverda M300, ho venduto la Fiat TC... com'era TC590, là come si chiamava quella vecchia, e quindi con questa bella Laverda nuova fresca appena comprata andremo a trebbiare tutto quanto il nostro frumento ragazzi. Quindi cominciamo perché c'è da lavorare, insomma, ciancio alle bande, banda alle ciance, non è il momento insomma di chiacchierare. Allora ragazzi, io di solito gli anni passati mi avvalevo anche di un terzista che mi aiutava, di un operaio, quindi di solito affittavo due trebbie, ma quest'anno non c'è bisogno perché con questa bella Laverda e la lama, mi sembra questa sia 7,7 mi pare, 7,2, 7 qualcosa, insomma, riusciremo sicuramente a finire da soli entro l'autunno, insomma, perché siamo già a fine estate al quinto giorno. Adesso un attimino ragazzi che devo fare la cosina, la testata. Quindi andiamo indietro, facciamo un po' di manovrina e facciamo la testata. Io quando verrà l'inverno metterò la Season Geo tedesca, perché diciamo come clima un pochino si avvicina a noi, un pochino più a noi, sicuramente più dell'Inghilterra. Quindi metterò la Geo tedesca, lascerò la Geo tedesca finché non ci sarà una Geo più vicina a noi. Quindi magari, che ne so, sono stato preciso? Ok, quindi finora la Germania è la Geo, insomma, più vicina a noi, mi piace di più come tempi e tutto quanto. Però come consiglia Realismus, la Geo va messa soltanto d'inverno, cioè è preferibile metterla d'inverno, cambiare Geo d'inverno eccetera eccetera. In realtà sarebbe meglio iniziare una nuova partita proprio, però vabbè, capisco che la cosa non è fattibile, quindi la mettiamo d'inverno in modo che il gioco si sincronizzi meglio e noi abbiamo meno impatto sulle colture, meno trauma diciamo sulle colture, visto che comunque d'inverno si blocca tutto e si ferma tutto. Quindi ragazzi, dal prossimo inverno metteremo la Geo tedesca. Intanto entriamo anche da dentro, facciamo un pochetto di lavorazione anche da dentro ragazzi, raccogliamo il nostro frumentino anche da dentro, ecco fatto. Et voilà, questo pack qui di Laverda ho visto che era in testing alla Giants, e poi però mi pare che sono uscite sul Motab US, forse anche gli autori della mod hanno avuto problemini con i signori Giants, come ho fatto io con la TX, e hanno deciso di pubblicarla sul Motab US, non lo so, o forse magari semplicemente la stanno aggiustando, non lo so, vedremo un po' ragazzi, vedremo un po'. Tanto comunque da quello che ho visto era solo per PC in testing, quindi il problema per gli amici di console proprio non si pone. Allora, andiamo avanti, così strebicchiamo. Ammazza raga quanto rende questo campo, rende parecchio, perché ho fatto praticamente tre strisciate e sto già a metà trebbia, metà serbatoio. Non è affatto male, non è affatto niente male ragazzi. Ok, arriviamo al fondo, au fond, come dicono, alla fondue ragazzi, arriviamo alla fondiuta. Ok, perfetto, facciamo manovretta senza finire dentro alle mucche, perché qua ragazzi è un attimo a finire dentro alle mucche. Ok, e riandiamo in su, perfetto, così, perfettamente, tutto è così. Ok, andiamo avanti, ok, con la Laverda. Comunque ragazzi è bella, la Laverda veramente, veramente bella, non gli si può di niente ragazzi. Per il momento ci teniamo questa, poi vedremo in futuro quale sarà la nostra prossima trebbia, quando cresceremo ancora di più, però per il momento. Comunque per chi mi segue in live su Twitch avrà visto che il campo questo davanti, questo d'erba, adesso è nostro. Vi informo, se magari vi perdete le mie live su Twitch, birichinetti che non venite su Twitch, fate male, vi perdete tanta bella roba. Insomma, il campo qua dietro adesso è mio,
l'ho comprato, ci ho fatto già una bella fienagione che ho fatto in live, e quindi bon, basta, era per dire. E pensavo di trasformare il campo d'erba, quell'altro, il 29, di trasformarlo in un altro campo da coltivare, perché per la fienagione c'ho questo che è bello lungo, è lunghissimo, me basta e m'avanza, diciamo, quindi direi che faccio proprio così, ragazzi, faccio proprio così, così ho un campo in più per le colture e buon, tanto per la fienagione quello mi faceva 6 balle, 5 balle, cioè non vale proprio la pena, ragazzi, sta a fare fienagione su un campetto piccolo. Invece su questo grandicello qua devo dire di sì. Abbiamo il serbatoio pieno, ragazzi, adesso facciamo, lo riempiamo tutto 100%, poi andiamo a prendere il nostro nuovissimo John Deere col carro a Valzelli e svuotiamo tutto. Vediamo un po', ci facciamo anche sto pezzettino qua, finché non riempiamo, siamo quasi a 100, poi ho messo la mod, quella lì che vi ferma la trebbia, così non calpestate il raccolto. Ok, adesso vado a prendere il mio John Deere 7820, la mia nuova bestiolina, ragazzi, la mia nuova bestiolina che ho comprato in live su Twitch, l'abbiamo decisa insieme ai miei spettatori. Allora, ci mettiamo sotto, facciamo così, ok, e facciamo il primo carico, ragazzi, questo primo carico di frumento. Adesso io non lo venderò, ma lo metterò dentro al granaio, dentro insomma al silos, e lo venderemo in inverno. Credo che è l'inverno il momento in cui il frumento ha un prezzo di vendita maggiore, quindi aspetteremo. E allora, ragazzi, è passato di tempo, ho trebbiato per tutta la notte, siamo al giorno successivo di gioco, come vedete giorno 06, fine estate, siamo a mezzogiorno, ho trebbiato tutta la notte e tutta la mattina, ma sono riuscito finalmente a finire i campi, quindi ho fatto un super mega taglione per non annoiarvi. Adesso io la paglia ovviamente la raccoglierò tutta, la imballerò e lo farò sicuramente in live, però prima poi ci passerò con un ranghinatore, in modo da ranghinare meglio le andane di paglia, in modo da farne, diciamo, meno strisce, di fare, diciamo, meno passaggi. I campi devo dire che mi hanno fruttato veramente tanto, è stato, devo dire, per il momento il mio miglior raccolto, ho buttato tutta la roba nei silos e quindi, ragazzi, ci avviciniamo all'autunno, ci avviciniamo al momento della trebbiatura del mais, altra cosa che assolutamente è da fare per guadagnare, poi tramite la rotazione colturale vedremo un attimino che cosa seminare su questi campi, se lasciarli a maggese, vediamo con tutto lo schemino, insomma, della rotazione. Allora andiamo giù un'altra volta, abbiamo di nuovo un altro pieno, ragazzi, stiamo facendo i pienoni, veramente grande annata di frumento nella Old Stream Farm. Ok, ed è la mia seconda annata, mi pare questa, mi sbaglio, ragazzi? Credo che questa sì sia la mia seconda annata, quindi voglio dire, tutto alla grande. Vedremo poi quanto renderà il mais, perché sul mais ho applicato appunto la rotazione colturale, ho applicato il rafano leifero, che è andato appunto a fertilizzare, a dare ulteriore fertilizzazione al campo, quindi diciamo ha svolto la funzione di cover crops, ragazzi, no? E allora, ragazzi, è praticamente ormai finito, siamo agli sgoccioli, questa nostra raccolta dei cereali soddisfacente, direi, è finita. Mamma mia, ragazzi, ho sfiorato la trebbia, vabbè, tutto calcolato. Ragazzi, io come al solito ringrazio i miei amici abbonati, come sempre cuore linfa del canale, vi ricordo che anche voi potete abbonarvi con il link qua sotto, vi ricordo di venire anche su Twitch dove faccio live su questa serie e non solo, vi ricordo tutti i miei social, vi ricordo di attivare la campanella e lasciare un bel likeino, e noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata della Old Stream Farm, chissà quello che faremo, ragazzi, un baciotto, ciao.